Il pilota sulmonese Cristian Micocchero, dopo gli ottimi risultati raggiunti lo scorso 20 settembre all'autodromo Umbro di Magione, che lo hanno visto salire per ben due volte sul gradino del podio, a distanza di una settimana esatta è stato di nuovo protagonista la scorsa domenica nell'ultima tappa del trofeo Bridgestone sul circuito internazionale del Mugello. 600, under 25, in seconda posizione Cristian Micocchero. Il secondo posto nella categoria Under 25 e quinto assoluto hanno caratterizzato quest'ultimo appuntamento, che si era aperto con un weekend di gara molto impegnativo e difficile. Nelle due prove di qualificazione Cristian Micocchero era riuscito a piazzarsi in settima posizione su 35 partenti. In griglia di partenza si schiera in terza fila. Allo spegnersi del semaforo e dopo una bella partenza, Cristian ha iniziato una gara combattutissima già nei primi giri sul difficile e tortuoso tracciato del Mugello e un continuo scambio di posizioni e di sorpassi che si ripetono sino all'ultimo giro. Cristian riesce a conquistare due posizioni, arrivando sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione assoluta, ma conquistando un ottimo secondo posto nella categoria Under 25. Con grande soddisfazione sale così di nuovo sul secondo gradino del podio del circuito del Mugello. Under 25 in seconda posizione Cristian Micocchero. Il campionato italiano di velocità del Bridgestone Cup è iniziato lo scorso marzo con i test precampionato e così terminato. Il pilota sulmonese Cristian Micocchero e tutto il suo team sono molto soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti. La soddisfazione principalmente per i podi conquistati sui circuiti più grandi e più belli d'Italia, come quello del Mugello, di Misano, di Vallelunga e di Magione. Cristian Micocchero intende ringraziare gli sponsor che gli hanno permesso di partecipare a questo importante e prestigioso campionato, la sua famiglia, i suoi accompagnatori, i sostenitori e gli amici che lo hanno seguito ed incoraggiato durante l'intero campionato, il Motoclub Abruzzo, l'Avis Abruzzo, il gruppo Abruzzo on the road di Pescara ed Antonio Bolino, che ha sempre garantito il servizio videofotografico. Appuntamento adesso al 22 novembre per le premiazioni ufficiali che si svolgeranno a Milano. Congratulazioni infinite dunque per gli ottimi risultati raggiunti in questo difficile ed impegnativo campionato motociclistico, ma Cristian Micocchero già pensa alla prossima stagione. Le previsioni per il 2016 del campionato italiano di velocità in Coppa Italia vedranno Cristian Micocchero passare dalla categoria Stock 600 alla 1000 in sella alla nuova Yamaha R1.